Nel video di oggi qui ad 11 Giga parleremo di Nephrurus Wheeleri Cinctus. So che in tantissimi volevate più informazioni riguardo questi rettili e quindi lo facciamo oggi qui ad 11 Giga. Ciao ragazzi e benvenuti, anzi bentornati a questo nuovo video. Era da un po' che non lo dicevo, eh? Nel video di oggi parleremo di Nephrurus Wheeleri Cinctus. Ci tengo prima di tutto a precisare che le differenze tra la sottospecie Wheeleri Wheeleri e Wheeleri Cinctus sono minime, anzi direi che la scheda di allevamento e il modo in cui vanno tenuti è praticamente lo stesso. L'unica cosa che cambia è che la zona di provenienza, che è sempre l'Australia, è leggermente diversa. Uno un po' più a nord, uno un po' più a sud, ma stiamo parlando dello stesso animale praticamente. E che quindi ciò che diciamo oggi vale proprio a copia e incolla anche per la sottospecie Wheeleri Wheeleri. Ma prima di cominciare questo video è tempo dello scontone. E infatti questo video è sponsorizzato dagli amici di Italian Cricket Farm, partner di 11 Giga, il più grande allevamento in Italia di insetti da pasto, che proprio a voi, quindi i fan di 11 Giga, danno lo sconto del 10% sul loro sito internet e sugli acquisti sul loro sito internet utilizzando il codice sconto che vedete qui. 11 scritto in numero, Giga scritto in minuscolo, tutto attaccato nel checkout del sito. Quando andate a fare gli acquisti per i vostri animali, mi raccomando, utilizzatelo perché avete il 10% di sconto. Tutte le info, i link eccetera eccetera li trovate all'interno della descrizione. Mi raccomando, non perdete tempo, anche perché gli insetti da pasto che danno loro sono i migliori in assoluto sul mercato in Italia. Cominciamo col video, via. Tengo a cominciare questo video dicendo che Wanda, che è la femminuccia che è qui all'interno di questo box, l'ho spostata qui proprio solo e semplicemente per esigenze di video, perché sarebbe impossibile se no all'interno del suo terrario poter fare un video fatto come si deve e potervela far vedere come si deve. Ci tengo anche a precisare che, quindi dato che questo mini box è temporaneo proprio per i 10 minuti del video, è davvero incredibile come questi animali non vogliano in nessun modo essere toccati. Quindi cercherò di farlo il meno possibile e cercherò di rigirarvi in un modo o nell'altro il box in modo da farvi vedere al meglio e magari di mettere qualche b-roll a schermo, perché sono molto 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 incazzosi, non vogliono andargli a rompere le scatole e il contatto è l'ultima cosa che loro vogliono, anche perché da quando sono arrivati in agosto non sono mai stati toccati in un modo o nell'altro, e quindi solo l'idea di avere la mia mano dentro lì non è la cosa migliore. Questi rettili, questi gechi più nello specifico direi, sono originari dell'area nord-occidentale dell'Australia e sono in realtà molto simili all'Underwoodisaurus mili per certi versi. Come lui, infatti, vivono sia sotto arbusti, rocce durante il giorno per andare a nascondersi e termoregolare la propria temperatura e ripararsi dal caldo australiano, quindi tipico australiano. Ovviamente ci sono diversi pattern che in un modo o nell'altro si sono andati a creare proprio grazie all'allevamento e all'allevamento fatto a selezione. In questo caso vediamo un pattern molto carino secondo me, con questo colore di fondo rosino e con queste bande che si trovano in maniera quasi regolare su tutto il corpo, che sono invece più scure. Questa che vediamo qui, come vi dicevo, è la femmina e il dimorfismo sessuale in realtà è abbastanza evidente e facile da capire. Le femmine sono più grandi rispetto ai maschi, arrivano circa 12-13 cm per un peso di 20-22, qualche volta un pochino di più grammi. I maschi invece sono circa sui 10 cm e pesano la metà, perché arrivano circa sui 10-12 grammi. I maschi, come al solito, hanno le classiche sacche degli emipeni prima dell'attaccatura della coda, in corrispondenza dell'attaccatura della coda, che è la parte che vediamo lì. Ovviamente in questo caso, essendo una femminuccia, non vediamo le sacche degli emipeni, ma nei maschi invece è abbastanza evidente. Il corpo è molto interessante ed è molto simile in realtà, come dicevo prima, agli Underwoodisaurus mili, ma per certi versi è molto simile anche ai gechi leopardini, perché è ricoperto da queste
questi piccoli punti che vengono chiamati in gergo tubercoli, che sono duri, al tatto sono duri e ricoprono appunto la pelle. Sono di solito tipici di tutti i gechi, tutti i rettili che hanno una provenienza desarticola, come può essere con gli Underwoodisaurus mini piuttosto che con i leopardini. Il corpo, come vedete, è affusolato e è caratterizzato da queste piccole piccole zampine che sembrano davvero molto esili, ma che in realtà sono super robuste e che permettono a questi gechi non solo di arrampicarsi ovunque in maniera molto molto veloce, ma gli permettono anche di nascondersi all'interno delle fessure del terreno in modo molto rapido, proprio nel momento in cui devono scappare da qualche predatore o da qualche situazione, o magari perché stanno inseguendo il loro cibo e devono assecondarlo e quindi andarsi ad inserire un po' ovunque, appunto, nelle cavità del terreno. Una delle cose che secondo me è molto buffa, ma che mi piace davvero tanto, è la coda, che è quella che vedete proprio lì. La coda ha questa specie di campanellino che ovviamente non suona, dico specie molto tra virgolette perché mi ricorda quello. E nel momento in cui questi gechi si arrabbiano, cosa che succede molto facilmente e molto velocemente, iniziano a sventolare come fosse una bandiera la coda e in particolare quella piccola parte appunto finale che sembra, ripeto, un piccolo campanellino, e lo utilizzano proprio un po' per dire: oh, stai attento perché mi sto arrabbiando e adesso se parto faccio un casino della miseria. Generalmente sono rettili abbastanza semplici da tenere, non richiedono assolutamente niente di strano, se non ecco un minimo di ovviamente temperatura, ma ne parleremo tra poco più nello specifico. Sono rettili molto particolari, vediamo se riesco a farvi vedere gli occhi, che ovviamente sarà abbastanza difficile, eccoli qua. Sono caratterizzati da questi occhi abbastanza grandi che vanno dai colori del grigio barra azzurro. In questo caso Wanda ha degli occhi molto molto azzurri, anche se, ripeto, è abbastanza difficile poterli vedere, e non sono per niente inclini all'essere toccati, maneggiati, al farsi vedere attivi, e soprattutto sono strettamente crepuscolari e notturni, quindi durante il giorno davvero non li vedrete praticamente mai perché hanno la tendenza di andarsi a nascondere ed insabbiare. Per quanto riguarda l'alimentazione, è di per sé abbastanza semplice, anche qui. Grilli piuttosto che tarme della farina, qualche piccola camola del miele sono ottime e ci andate avanti alla grande. Sono molto 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 voraci e hanno la tendenza a provare ad attaccare qualsiasi cosa, quantomeno per quello che noto io, e a mangiare letteralmente qualsiasi cosa. Anche nel momento in cui sono un attimino più grandi le prede di quanto magari possono sembrare, perché comunque tenete conto che non stiamo parlando di un geco chissà quanto grande, questo direi che è quasi adulto, essendo sui 10 centimetri, ma hanno davvero la tendenza e l'istinto di attaccare qualsiasi cosa che si muove. Come appunto dicevo, sono attivi sempre e solo al crepuscolo e nelle ore notturne, quindi durante il giorno, come vedrete, staranno esattamente così. Di solito però lo fanno nascosti all'interno delle cavità. Ora, per questi video ci tengo a concentrarmi su cose ed informazioni che possano effettivamente tornarvi utili e non ripetere esattamente qualsiasi cavolata possiate trovare su internet. Parliamo di stabulazione. Potete tenerli in un modo sterile, esattamente come può essere una sistemazione simile, che non è la mia sistemazione, ma comunque nel caso lo potete fare, e vi basta anche una vasca IKEA di quelle un attimino più grandi, e magari può essere un 40 cm di lunghezza. L'altezza non è di per sé molto importante perché non sono rettili che adorano arrampicarsi più di tanto, anzi, adorano, se avete il substrato, insabbiarsi, e quella è una cosa importante, ma se non volete creare un setup naturalistico o comunque andare a creare un setup più complicato, della semplice carta, esattamente come può essere questa, andrà benissimo. Quindi per un esemplare, una vaschetta o un terrario di circa 40 cm per 30 x 30 può andarvi benissimo. È davvero molto importante avere un piccolo punto in cui questi animali
animali si possano andare a nascondere, perché vedrete che lo sfrutteranno davvero tantissimo. Un'altra cosa importante, questi animali sono animali deserticoli e sono tra gli altri forse gli animali che hanno bisogno di una temperatura più alta, quantomeno tra tutti quelli che ho qui. Infatti la temperatura nella zona calda, nel punto caldo del terrario o della vostra vaschetta, della vostra sistemazione, chiamatela come volete, dovrà essere tra i 28 e i 30 gradi, mentre nella zona fredda, che è fredda e molto molto tra virgolette, può andare sui 24-25 gradi. L'escursione termica nella notte può anche scendere sui 20-22 gradi e andranno comunque benissimo per loro, perché possono resistere alla grande senza grossi problemi. Nonostante questi siano animali deserticoli, vi accorgerete che è davvero importante andare a nebulizzare. Loro non andranno a bere da una ciotolina, quindi non vi sto neanche a consigliare una ciotolina con dell'acqua, perché andranno a, un po' come succede con i ciliatus, bere leccando direttamente dalle pareti del box o del terrario in cui li tenete. Quindi io magari vi consiglio una volta ogni due giorni, una volta al giorno, un po' come preferite, anche a seconda di come le temperature fluttuano all'interno del vostro terrario, di prendere uno spruzzino o un nebulizzatore e di andare a dare una bella nebulizzata. Nel caso in cui invece vogliate fare un terrario un attimino più complesso, con delle decorazioni un attimino più belle, vi lascio all'interno della descrizione il video del terrario che ho realizzato io e in cui, come vedete, c'è anche del substrato. Substrato che ovviamente vi consiglio essere di sabbia super 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 fine e sabbia senza calcio. Nel mio caso io ho preso quella della Trixie, ci sono anche quelle della Exoterra, sono perfette, è sabbia marroncina che in realtà è molto simile al loro colore e loro adorano insabbiarsi all'interno. Altra cosa a cui tengo a fare un piccolo inserto all'interno di questo video è il fatto di tenere maschi e femmine insieme, maschi e maschi insieme o femmine e femmine insieme. Allora, innanzitutto maschi e maschi insieme, come per qualsiasi altro rettile, no. Ad ogni modo può capitare che con questi anche maschi e femmine possano avere un po' di problemini, perché è molto territoriali. Per quanto mi riguarda vi posso dire, io ho fatto il test prima senza e poi con, quindi mettendoli insieme, e sono circa 2 mesi e mezzo, 3 mesi che sono all'interno della stessa sistemazione e non hanno avuto nessun tipo di problema. Sono molto attivi, si rintanano uno sopra l'altro all'interno della loro tanetta e non ho mai assolutamente visto né avuto problemi. Vi posso dire che sono molto espressivi, nel senso che utilizzano tantissimo i vocalizzi e che anche solo se qualcosa gli dà fastidio o se voi gli date fastidio quando passate davanti al terrario, se si arrabbiano ve lo fanno capire in qualsiasi caso, cosa che succede molto 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 spesso. Io non ho avuto nessun tipo di problemi tra di loro, quindi entrambi stanno all'interno, anche se sono maschio e femmina, non hanno nessun tipo di problema, non si danno fastidio, eccetera, eccetera, ma a quanto pare i problemi ce li hanno con me, perché non faccio in tempo a passare in camera per qualsiasi altra cosa e loro si mettono su tutte e quattro le zampe con la coda sparata per aria, iniziano ad agitarla e fanno dei suoni davvero strani. Ovviamente poi potremmo stare qui a parlare della rava e della fava, parlando di qualsiasi cavolata e leggendo qualsiasi cosa dai social piuttosto che da qualche sito internet riguardo la riproduzione, ma dato che non è una cosa che ho fatto e che ho sperimentato, preferisco evitare di andarvi a parlare di cose di cui non ho una competenza certa. Quindi per quanto riguarda la riproduzione, assolutamente mi piacerebbe riprodurli, saranno maturi o in generale arrivano a maturità sessuale circa verso i 12-18 mesi, quindi non andate a forzarli come al solito, l'importante è conoscere i vostri animali piano piano e cercare di capire come farli stare al meglio. Io in questo momento non ho nessuna intenzione di affrettare le cose, esattamente come succede con tutto il resto, li adoro, mi piacerebbe avere anche degli altri Nephrurus. Vedremo se magari arriveranno o meno, anche perché in questo momento sono abbastanza impegnato nella mia vita e quindi devo capire effettivamente che tempistiche ho e quanto tempo ho per ogni animale. Ad ogni modo, spero che questo video vi sia interessato e che questi consigli base proprio per iniziare ad avvicinarvi o a farvi un'idea del tipo di animale
vi sia tornato utile. Se avete altri consigli potete lasciarli all'interno della sezione dei commenti. Vi ricordo, mi raccomando, il 10% di sconto con il codice sconto 11GB, proprio quello che vedete qua, sul sito di Italian Cricket Farm. Tutti i link li trovate all'interno della descrizione. Mi raccomando, 11 in numero, giga in minuscolo, tutto attaccato, 10% di sconto da Italian Cricket Farm. Vi ricordo di iscrivervi qui ad 11GB per un sacco di video dedicati ai vostri animali e noi ci vediamo nei prossimi video.